Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Pavia sulla bonifica della discarica Cascina Rottino, un'area di 11.000 metri quadrati tra la linea ferroviaria Milano-Genova e la tangenziale ovest, non vi è responsabilità del mezza barba e ora si dovrà rifare tutto. Toccherà alla provincia riaprire l'iter e individuare i responsabili, ovvero proprietari e gestori di una discarica dove una quarantina di anni fa erano stati stoccati rifiuti industriali, agricoli e ospedalieri. È una vicenda che un anno fa mi ha fatto venire mal di pancia, se devo essere sincero, perché nel momento in cui mi è arrivata questa sentenza del TAR, dove ci diceva che dovevamo andare incontro alle spese sostenute dalla Serravalle per quanto riguardava attività di caratterizzazione di circa 200.000 euro, sono sobbalzato sulla sedia. Perché quello era solo un inizio, perché poi voleva dire andare a fare un'azione di bonifica che avrebbe comportato spese per milioni e milioni e milioni di euro, quindi senza poterne anche andare a quantificare una cifra precisa. Tant'è vero che ho detto: se le cose stanno così, consegno le chiavi del comune, nessun altro potrà più presidiare il comune perché andiamo in default completo. Fortunatamente la sentenza del Consiglio di Stato ci esonera da qualsiasi tipo di responsabilità, dicendo che il procedimento non era corretto. Negli anni, per cui andiamo indietro negli anni 60-70, l'operazione che era stata fatta in quella discarica ufficiale era stata fatta in modo corretto per quanto riguardava il Comune di Pavia, quindi ci ha tirato via da qualsiasi naturalmente problematica del caso che sarebbe diventata devastante sotto tutti i punti di vista. Un sospiro di sollievo per l'amministrazione, visto che un'eventuale condanna avrebbe messo in ginocchio le casse dell'ente, ma la volontà di andare fino in fondo al procedimento ha premiato il comune di Pavia. Abbiamo deciso naturalmente di conseguenza di fare ricorso e fatto in modo corretto, perché posso dire che forse precedentemente questa situazione che era stata rilevata dalla provincia e fatta presente marginalmente al comune era stata presa un attimo alla leggera. Noi non l'abbiamo presa alla leggera e così come tante altre operazioni l'abbiamo portata fino alla fine, con successo devo dire, togliendo questo problema grossissimo dal comune di Pavia.